Spoštovani kolegi, spoštovani vsi navzoči, v veliko veselje mi je res, da lahko vas pozdravim tukaj v Vidmu, v Vidmski pokrajini. Torej, za nas je to res posebno doživetje, da smo dobili to možnost, da lahko slovistični kongres izpeljamo tudi tukaj med zamejskimi kolegi, med zamejskimi Slovenci in širše. Torej, najprej bi seveda pozdravila in se zahvalila na vse zadnje. Najprej Univerzi v Vidmu, da nam je ponudila tako gostoljubje, potem tudi predstojnici, gospe dr. Vim, za možnost vseh prostorov tudi znotraj tega, predstojnici oddelka za jezike, književnosti in komunikacijske vede, potem dr. Ziferju, ki daje temu kongresu tudi širše slovanski pridih, to se pravi kot predsednik italijanskega združenja slovistov, bo nas posebej tukaj pozdravil in potem kot neka, bom rekla, še posebnost tega prostora, ki je izredno povezana s slovenskim in slovanskim svetom, pozdravljam tudi gospoda Čizilinija iz Deželne agencije za furlanski jezik v funkciji predsednika te deželne agencije. Tudi on nas bo posebej nagovoril. Skratka, zares smo veseli, da na nek način gostujemo lahko tudi v zamejstvu. Seveda, ta dogodek je povezan še z drugimi jubileji. Kot veste, smo v problematiko jezika vključili tudi jubileja veselega konca, bi rekel človek. To je veseli konec prve svetovne vojne in seveda malo po slovensko bolj žalostnega konca enega naših zagotovo največjih ustvarjalcev jezikovnih, Ivana Cankarja. Torej, kot veste, združujemo na tem srečanju tudi ta dva jubilejna dogodka. No, in zanimivo je, Cankarja vsi poznamo po mogoče pomalo pretežno tej bolj otožni ali pa temačnejši plati, ampak ni ravno tako, ne. On je ravno to čezmejno sobivanje znal vključiti v neko svetlo vizijo svojega bivanja in ustvarjanja. Vemo, da je bil zelo povezan z zamejstvom, predvsem s Trstom seveda, ampak sploh tudi širše z zamejskim prostorom. In če malo komponiramo njegovo delo tudi z neko vizijo, svetlo, ki jo je primerjal z otroško vizijo, bi rekli po njegovo
nije ljubeznivejše stvari na svetu, nego je otroška fantazija. Pedagogi jo ponavadi imenujejo lažnivost. Ali mi drugi, ki otroci ljubimo v gledalo svoje lastne mladosti, mi se veselimo svobodnega poreka, nedolžnih duš, ne še oskrunjenih od pustega, živtega, pustega življenja. Morje, videl sem ga, ampak v ustu ni bilo nič tam, pa sem kar čez skočil. Čez morje sem skočil. V tistih svetlomodrih, žarečih očeh ni bilo sence lažnivosti, niti ne otroške porednosti. Resnično in trdno je veroval, da je bil v trstu, da je videl morje, ter da je vsled pomankanja mostu čez morje skočil, ker je pač moral na ono stran. No in tako smo morali tudi s pomočjo dveh kolegov, doktorja Roberta Dapita in pa doktor Marija Vidovec, ki sta na tej strani nam pomagala, da smo lahko izpeljali to videmsko srečanje, smo tudi mi nekako skočili na to stran s tem posvetom. Skratka, želim vam čim prijetnejše bivanje in naj se zaključi zelo atraktivno po mojem ekskurzijo v Lezijo, vsaj za nekatere, in pa hkrati čisto tehnično navodilo, ki mi je bilo naročeno, da se čim prej vsaj tam do enih popoldne tudi registrirate tukaj, da bo stvar čim bolj nemoteno izpeljano v nadaljevanju. Hvala lepa. Zdaj pa, če dovolite, bi napovedala kar svojo stanovsko kolegico, da vas še ne govori, dr. Marijo Pjedevec-Paternu. V imenu slavističnega društva Trst Gorica Videm. Dovolite, da se najprej zahvalim za pozornost, ki ste jo z letošnjim kongresom posvetili temu našemu prostoru. Saj ste srečanje postavili prav v Videm. Že sama lokacija letošnjega kongresa nosi v sebi, po mojem, tehtne, zgodovinske, sodobne, pa tudi simbolične. Začnem najprej z jezikovnim. Kot vemo, gre v tem prostoru za zapleteno stičišče slovanskega, romanskega in germanskega s posebnostjo kuravščine. Pri tem so obstajanju različnih narodov in različnih jezikov, pa ne kaže spregledati tudi raznolikosti slovenskih narečij. Tu je, kot vemo, sliši? Mislim, da se ne sliši. Ne? Se ne sliši. Ne? Bo? Tako, je boljše? Boljše. Adela, je v redu? Boste si? Ne? Še ne? Simbolne pomene. Naj začnem najprej z jezikovnim pomenom. Kot vemo, gre v tem prostoru za zapleteno stičišče slovanskega, romanskega in germanskega sveta s posebnostjo polanščine. Pri tem soobstajanju narodov in jezikov pa ne kaže spregledati tudi raznolikosti slovenskih narečij na Videmskem.
Tu je, kot vemo, prišlo do očitnega premika šele ob državnem zaščitnem zakonu o Slovencih v Italiji leta 2001. Ta zakon je odprl prebivalcem, tukajšnjim slovenskim prebivalcem, nekatere opazne možnosti, hkrati pa tudi omejitve. Ob našem srečanju pa ne moremo prezreti tudi posebnih literarnih pomenov, naprimer bogate tradicije ljudskega, pesniškega in pripovednega izročila, poezi in reči, ki pa v našem času, kot vemo, zmore tudi zanimive prihode iz folklore v moderno pesniško ekspresijo. Naj omenim, na primer, pesnika, rezijanskega pesnika Kualjo, Paletjevo, pa še veliko drugih. In ne nazadnje pomislimo tudi na družbeno-politične pomene, na katere opozarja to okolje. Tu lahko skozi zgodovino, pa vse do danes, odkrivamo različne stopnje družbenih, kulturnih in političnih razmerij med narodnimi identitetami, ki živijo seveda v skupnem prostoru, vendar gredo ta razmerja od, lahko rečem, uničujočih, pa do tvornih medsebojnih odnosov. Za osvetlitev naj upozorim na izjemno pričevanje Viljema Černa o težkih in zapletenih razmerah slovenskega življa na Videmskem. In sicer omenila bi knjigo, ki je išla posthumno po njegovi smrti letos naslovom Na izpostavljenem mestu. V tej knjigi je ta sodobni Čedrmas, tako ga lahko imenujemo, v tej knjigi to je še Čedrmas, se sooča s situacijo Slovencev na Videmskem, vemo tudi, da se je vse življenje s skrajno strpnostjo boril za pravice in za obstanek slovenskega jezika in slovenskega človeka v tem prostoru. Naj omenim na koncu tej priložnosti, da se tudi evropska listina za regionalne in manjšinske jezike zauzema za ohranjanje evropske jezikovne raznolikosti. Gre za vprašanja, ki so odprta v obe strani, v zgodovino, historizem in pa v aktualizem, v aktualnost. Največ seveda po mojem obeta spojenost obojega, spojenost enega in drugega. Hvala lepa. Danes bo v dvojni vlogi pozdravil dr. Ziher, najprej v vlogi predstojnice oddelka za jezike in književnosti in komunikacijske vede, potem pa še v vlogi, kot že rečeno, Združenja italijanskih slovistov. Prosim. Drage udeleženke in dragi udeleženci Slovenskega slavističnega kongresa slovenistika in slavistika v zamejstvu, drage študentke in drage študenti, drage prijateljice in prijatelji. V veliko čast in veselje mi je, da vas lahko pozdravim v imenu vseh kolegov slavistov Univerze v Ritmu, v imenu voditeljice oddelka Antonelle Riem, ter tudi v imenu društva AES, italijanskega društva slavistov, ki mu trenutno predseduje.
od ustanovitve leta 1978 pred natanko 40 leti so imeli slovenistični študij na Univerzi v Vidmu vodilno vlogo, kar je bilo tudi prav in naravno. Slovenski jezik in književnost, ki ju danes odlično poučujeta Roberto Dapit in Marija Vidovec, je v preteklih letih poučevalo več drugih pomembnih strokovnjakov. Dovolite mi, da se spomnim tistih, ki sem jih spoznal po mojem prihodu v Vidm v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Preminuli Arnaldo Bressan, draga Lojzka Bratuš in naš predragi Nikolaj Mihajlov, ki ga je tragično in kruto vzela usoda nekaj let nazaj, ko je bil še v svojih najboljših letih. Bil je že dolgo uveljavljen in celemu slavističnemu svetu znan strokovnjak. Prvovrstni prispevki k zgodovini slovenskega jezika in slovenskih narečij pa so prišli tudi od drugih videmskih strokovnjakov, kot sta na primer Roberto Guzmani in Ljiljana Spinozzi-Monari. Cari cari partecipanti al congresso slavistico degli slavisti sloveni, slovenistica e slavistica oltre confine, cari studenti e studentesse, cari amici e amiche. È per me un onore e insieme un piacere portarvi il saluto di tutti i miei colleghi slavisti, delle mie colleghe slaviste dell'Università di Udine, della direttrice del Dipartimento Antonella Rier, che per altri impegni non può essere oggi qui con noi, al tempo stesso portarvi il saluto dell'AIS, l'Associazione Italiana degli Slavisti, da me presieduta. Fin dalla sua fondazione nel 1978, cioè esattamente 40 anni fa, l'Università di Udine e gli studi slovenistici hanno avuto, come era giusto e naturale che fosse, un ruolo di primo piano. La lingua e la letteratura slovena, che oggi sono ottimamente insegnate dai miei colleghi Roberto Dapit e da Maria Vidovec, lo sono state nel corso degli anni da diversi altri validi studiosi. Permettetemi di ricordare quelli che io ho conosciuto dopo il mio arrivo a Udine all'inizio degli anni 90 del secolo scorso: il compianto Arnaldo Bressan, la cara Lojzka Bratuš e il nostro amato Nikolaj Mihajlov, che un destino tragico e crudele ha portato via alcuni anni fa, quando ancora nel fiore degli anni era già da tempo uno studioso affermato e conosciuto in tutto il mondo della slavistica. Contributi di prim'ordine alla storia della lingua slovena e dei dialetti sloveni sono venuti tuttavia anche da altri studiosi udinesi, come per esempio Roberto Guzmani e Ljiljana Spinozzi-Monari. Nella nostra Università di Udine la presenza slovena è stata ed è assai più ricca, perché a Udine hanno insegnato varie discipline slavistiche anche altri studiosi intimamente legati alle tradizioni culturali e linguistiche slovene, come per esempio Sergio Bonazza, Neva Godini e Fedora Ferluda Petronio, che ci ha lasciati solo pochi mesi fa e che verrà ricordata in questo congresso da Matta Valburi. E spero mi sia permesso di ricordare anche una persona che non è una nostra collega, insomma che non è una docente, ma che per anni è stata la segretaria, oserei dire l'anima, del vecchio istituto di filologia slava e poi del Dipartimento di Civiltà dell'Europa Centro-Orientale, che da qualche tempo abbiamo ritrovato nel nostro nuovo Dipartimento di Lingua, Letteratura, Comunicazione, Formazione e Società. Parlo della signora Nadia Arsica. Come vedete, fra nomi noti e forse meno noti ai più di voi, il legame che unisce la nostra comunità universitaria udinese alla cultura slovena è un legame stretto, forte e vivo, rafforzato anche dalla presenza fra i nostri studenti di non pochi studenti di madrelingua slovena. E questo congresso, sono sicuro, questo legame lo risalderà ulteriormente. Permettetemi infine di aggiungere due parole in quanto Presidente degli Slavisti Italiani. Durante il congresso internazionale degli slavisti che si è svolto un mese fa a Belgrado, è stato deciso che il prossimo congresso internazionale degli slavisti, che si svolgerà fra 5 anni, cioè nel 2023, si svolgerà a Parigi. Sarà la prima volta che un congresso internazionale degli slavisti si svolgerà fuori dai confini del mondo slavo. Oltre confine, per rubare il termine caratterizzante di questo congresso.
E questo mi sembra un segnale molto positivo, incoraggiante, che credo mostrerà meglio fino a che punto gli studi slavistici siano un ambito di studi pienamente europeo e che dunque interessano l'Europa tutta e non solo i paesi slavi e noi slavisti. E devo dire che mi sembra che la decisione presa dagli organizzatori di questo congresso, di celebrarlo a Udine, una decisione presa ben prima di quella dei membri del Comitato Internazionale degli Slavisti a Belgrado, la possiamo interpretare allo stesso modo, come un'apertura in senso europeo, oltre che un segno di attenzione per la nostra regione e la nostra università. E di ciò, anche come docente di questa università, sono particolarmente lieto. Per quanto riguarda il programma del congresso, mi pare che questo parli da solo. La varietà dei temi che verranno trattati in questi due giorni farà sì, ne sono sicuro, che tutti ascolteremo relazioni interessanti, avremo modo di imparare gli uni dagli altri. E quindi, dando un caloroso benvenuto ai nostri colleghi e amici sloveni, auguro a tutti buon lavoro. Grazie. Doktor Vincitarju se še posebej zahvalim za omembo njegovih in naših kolegov, ki so bili predhodniki in po svoje osnovatelji, nadaljevalci slovenistike in slavistike v tem prostoru. Tako da najlepša hvala za ta pregled. Zdaj pa vabim gospoda Viljama Čiziljana, da nam še predstavi in nas pozdravi tudi v imenu še enega jezika, ki je zastopan, ljubeljski popravi. Izvolite. Bon dia a tutti. Cale per me un placer partare sul benvenuto in Friuli dell'Agenzia Regionale per le Lingue Furlane e anche della Regione Friuli Vignesia Julia che noi ho rappresentato. Dobrodan vsem, z veseljem vas pozdravljam v Furlaniji v imenu Deželne agencije za furlanski jezik. We are particularly honored that you decide to have this important conference in our region because, as you surely already know, right here in Friul, Furlania, there are the three language branches of the old continent have been coexisting for many centuries. Latin, with Friulian and then Italian, Germanic, with German-speaking communities, and Slavic, with Slovene. In recent years, many actions have been implemented by our region and the Italian state to protect the linguistic and cultural heritage, which is particularly complex and diversified in terms of history, number of speakers, and protection needs. The German minority is very small. German is spoken by around 5,000 people in 5 municipalities in the north of the region. And on the border between Friuli, Venezia Giulia and Slovenia, as you all know, there are 32 Slovene-speaking municipalities. And after the Second World War, this community obtained Greek forms of legal recognition. And nowadays, it has around 50,000 speakers. Friulian is a Romance language belonging to the Greco-Romance family and is spoken in 173 municipalities in our region. In addition, there are other 7 municipalities in the Veneto region. Friulian has around 600,000 speakers, more or less the 60% of the population of the region. Our agency, Agencia Regional per Lingue Furlane, Regional Agency for Friulian Language, is a regional body with public legal status as well as administrative and financial autonomy that has the task to define language policy guidelines for the Friulian language and to implement any relevant regulation. Out of this room, we have prepared some materials
made by Arlef, such as the dictionary, Italian Friulian dictionary, which you can also take in CD-ROM, of course, not the big one with 6 volumes, and a lot of other materials for children, for example, or also gadget and so on. And if you want to know something more about, we have a ghost here, I think. If you want to know something more about our agency and about Friulian language, of course you can visit our website, which is full of information. It's important also for me to say that each of our 3 minority languages is recognized by the state, and they have their own regional laws that regulate their promotion and development. And as you maybe know, we are a special region, we have a special autonomy in Italy, and only 5 of the 20 regions of Italy have this special autonomy, and we have it because we are these 3 minorities. So that are important for us, not only for the cultural reasons, but also for the development of our autonomy. Therefore, I can safely say that you are in the right place to discuss and scientifically investigate the characteristics of one of the autochthonous and official languages of our region. Zatom vam želim dobrodelo in vas pozdravljam z iskrenim mandi. Vsem torej, kolegom najlepša hvala za pozdrave. Zdaj pa kar nadaljujemo s plenarnimi predavanji, ki v bistvu predstavljajo rdečo nit tega srečanja tukaj v Vidmu. Torej, 3 predavanja plenarna, ki sledijo. Predlagam, da mogoče samo 1 do 2 minuti vmes damo predavateljem čas, da se tukaj še umestijo. Torej, Giorgio Cadorini o furlanščini, potem Roberto Dapit, stanje slovenskega ustnega izročila in pa Marija Bidovic, pouk slovenskega jezika in književnosti na italijanskih univerzah. To je napoved 3 plenarnih predavanj, ki sledijo. In res predlagam, gledajte, samo 2 minuti mogoče, da pustimo, da se pripravijo in nadaljujemo. Hvala lepa. Slušamo? Sì. Dragi kolegi in kolegice, o tom, ko bo diskusija, lahko govorimo tudi o slovensko. Upam, da dvojezična prezentacija bude za dost, naj sledujete, o čem govorim. Zdaj, ampak govorim v jeziku, ki je tipičen za to deželo, v manjšini, ampak upam, da bo se bilo mogoče razumeti tudi za vas zaradi prezentacije. Tako, budi adutje, osperi, kaj se sindi bejo. Kelke obzaraj goje, no le proprio tut, cioè che si chiate in dal Vu, tale vinut già fu pubblicat, e poi si è disegni elementi lui pagno cont importanza per un pubblico slavistic e sì, insomma, anche per fatto che covente questa presentazione di legato, disegni magari ti schiapperà un po' più attivi. Allora, prima partisco la classificazione
important di Rini Sitol che il Furlan è dal gruppo Retto Romani, allora è una lingua retoromaniche, retoromaniche orientale. Queste lingue sono tre lingue retoromaniche, alle romance, in svizzere, alle ladino romitan, che sono romitis, e il furlan, profetamente. Dal punto di vista della classificazione più generale delle lingue romaniche, ho vinto i gruppi, alle il gruppo occidentale, no? Portoghese, galiziano, spagnolo, catalano, occitano, francese, franco-provenzale e dopo gli slang serto-romanichis, o quindi te, romanci, latino-romità e furlano. Allè il gruppo orientale, l'uracchio catino italiano, il dalmatic, che è una lingua noate, e il romain. Il romain, come parlo retro-romanic, allè in realtà una unione di due lingue, quindi il taco romano, il viso romano, il meglio romano e la romana. Come Giardin, c'è che qualsiasi più interessante per un che non è un romanista, che non conosce bene la situazione, la posizione dal Furlan di le lingue romaniche. Beh, la prima cosa che dici è che le lingue retro-romaniche sono un errore d'oggi delle lingue di Francia, soprattutto. Cioè, tante immagini che sarà la lingua più d'oggi italiana, non è così, la lingua più d'oggi sono il francese, il franco-provenzale e l'occitano. E sono al manco tre fenomeni tipici. Sedi dal retro-romani, sedi dalla situazione francese. La prima roba è la palatalizzazione dal latin proto-romani ca, allora latin proto-romani cambu, dal fulano è chiam, dal francese o di chiam. Tutti questi slenghi sta conservando L da ultima consonante. Quindi per Furlan si dice glace, clav, flum, plen, allora in cl, gl, fl, tutti questi sono gli scherzi. E la roba che non si interesserà di più umò, è una questione che tocca i vocalisi, allora gli svocali del latin proto-romanico, in finale per aule, a colin dutis, dutis furche une, a, a, al ten, al resist. E ad esempio, vedete, c'è che avere il latino, il romano, muru, che è dal furlan, non sta mur, dal francese bingur, dove la U finale è perduta, invece, rosa, dal furlan, non sta rose, dal francese rose, si scrive compagno, perché c'è dal furlan si dice e parce. Francese, ecco. Ma, se torniamo un po' più in Dalmur, sclarerai che questa realizzazione furlane, che è, ma prima è forse tu una precisazione, io ho fedeli di latin proto-romani, questo termine non è tanto conosciuto, dagli ultimi di Heinz per romanistiche, questo concetto in realtà è in divisione e la definizione che potete dare è un errore sintetico, perché il latino proto-romanico è la lingua che torna da dove con gli autori dalla comparazione delle lingue romaniche. Allora, torniamo al nostro discorso sul A finale che al resto. In DDUE, dal Furlan ufficiale, ho scritto un E, non è in anche E, al blu, c'è che avere il latino proto-romanico rosa, dal Furlan di UE, anzi rossa, dal Furlan di UE, è rose. Ma
passon tant segnai que nous disent que tal formant antic la aquesta e noi eremo veri un e si dice la rosa e la sai la stessa pronuncia tu viene anche mo tal francese e un dai segnai che nous disent che avere così a son propri i prince in prestiz che aveva chiamato il sloven lui giusto il slav comun di queste zone perché per sloveni che volte non era anche mo perché in che volte aveva anche mo ben di ier la pronuncia da ier e questo su no fulan per sorelli da islas aveva un ier di fatto se vedete soprattutto toponimi, come vore antichi, come che per città di Aquilea, dal Furlano antico, probabilmente dovevi una forma che dovevi essere Ogleia, che sta andata al Furlano di Ue, Olee, che è una forma, come vore rare, ma si chiede di lui in forme fossilizzate, le toponomastiche. Per esempio, chi ha Udin, il Borg di Aquilea, si chiama Bordolee, no? Quindi Olee. No? Di questo Ogleia, se non pensi a un slav comune Ogleia, dopo il slovene Oglei non sono problemi. No? Invece Aquileia, se fosse Ogleia, capì perché che aveva Oglei, aveva un po' un problema. No? Se fosse Ogleia. Carnia, Carnia, andrebbe di essere non latino di città di Cranie, anche chi si vede che aveva un prestito nel Borantì, perché che si è ripartito in una forma Carnia, senza la realizzazione di cacchia e quindi carne, metatesi, cranie e dopo vale anche Pier che queste parole che torna in Daura Furlan e come Furlan sa chiamare ai slovens la pronuncia cranie. Un altro esempio è di Glemone, Glemona, Glemun e non come fu, Gumin come che si discute. La sì un po' là il discorso di fonetica in bande e all'indirizzazione delle sociolinguistiche. Allora, tu ci sai che è una regione dove c'è il contatto linguistico di entri Furlan e Sloven, di tanti secoli, ma vedi rendersi conto che questo contatto è di sempre, è di sempre, nel senso che il Furlan ha un as in pratica dal tinta e l'angobarz e meno male a lei il tinta che anche i slas arrivi a vivi in questa regione e già di lì già di quel tinta non ha altri soggettini documenti di persone che sono bilingues e che avevano sedi Furlan, sedi il la lingua slava di quel momento, il slavo comune, e a partire dalla verità è un trilingual anche perché tanti di loro è il langobarz che aveva anche no il tedesco, la lingua insomma dai langobarz. No? Vi ho detto un po' che sì, episodi sulla che vi ho detto queste persone trilingals. Paolo Diacon lo sconte un fatto dall'anno 640 e 641. Allora, con lei la traduzione furlane da Urbano, la situazione è questa, per me così, in Fossinte, Italia e dal sud, un slas de Dalmazie che hanno passato il mare e sono las in Puglia, Molise, che zona lì, e in questo momento Ludisi ha Radualt, che è un Langobard che si chiama per l'Italia da sua. Quando lo vede in Wood contare a Radualt, che è di New Jerusalem, al Federato di Slavs, talasso lenghe di loro, talasso lenghe di loro, stante che così lui faccia manco in pronta combatti e lenghe da. La storia va a finire che questa dal fatto che questo io, andando così al conte Paolo Diacono, al federale dell'Orlende,
se sa il progetto di favorire e resta così disorientati, a quel punto la Globarz adopera l'occasione e loro attaccano e gli slas che in quel momento sono preparati a fare la guerra e gli pare in via, no? Quindi questo è il bisogno. Di Ranuato c'è Savino, Savino che lei è nascuto in qual, dal principio dal secolo, Ranuato al 646, lei è nascuto a Cività, lui è figlio del duca di Cività, che il duca di Cività, quanto pare, e allora i sei figli sono schiampati d'Italia dal sud e di fatto dopo lui farà carriere e sarà anche duca di Benevento. Questa è la domanda. Un altro cronista di queste epoche è Fredegari, il cronista Frank, no, che hanno lavorato in 4 anni per conoscere i principi e le storie dai slavi dell'Europa centrale. Vino scrivere di questo fatto dal 631, così in 10 anni prima dall'episodio di Radualt, poi un troppo di bulgars, comandati di un certo Alziocus, che aveva lì in carinze con l'ov, principe dei slavs, cioè Fredegari lo scrive cum vallucum, duce di Nedorum. È sbagliato, non deve essere un valluco duce di Nedorum, ma lui l'ha scritto così. Un valluco duce di Nedorum e Leodis, dopo Cumò, Sclaris Barce, e questo valluco ho vinto di Flamau, la Furman, Lowf. Allora, Sclaris Barce, allora, anche Paolo Bianco, uno sconte arabo interessante, lui mi scrive di un duca di Cività che si chiama Lof. Paolo Diaco ha scritto in latino, lui lo chiama Lupus, no? Che va fullano è Lof. Allora, in Italian 661-62, che lo dice Paolo Diaco che ha fatto duca di Cività a un certo Lof. La sua donna, il re del Langobards, lo fa scopare. Sofì Parnefrit al va in Carinze e al torno in Daù con tutti gli armati di Slavs. Ma il uniumin dal re lo copia di lui, muat lui un troppo di Budas, comandasti Alzeco, prima aveva in Alziocus, no, che Alzeco probabilmente aveva la stessa persona, al va in Italia in Zena Gobarz. No? Allora, ovviamente che è Lupus, all'Alfi, che va in Carinze, là che sapevo che 30 anni prima avere Palucum, Palucus, e dopo che è stato fatto, che i Bulgars ha deciso di lasciare Carinze, e con questo comandante che è Alziocus Alzeco, a passi in Italia. No? Allora, torniamo al ponte al contatto con gli Svendis, gli episodi sgraduati di Lof, non si fanno ignori che dal secolo VII a ieri l'Angobars ci vede in Sprimengals, che avrà in parto destro, Furlan, che sarà comune. E sarà con Giavi Fruz, avete imparato questi Svendis. Ma c'è Giavi Fruz. Giavi Fruz intanto sicuro che è salvato per Radual, perché che Radual non si fa vediamo che quando si chiama in città e al mar e tanto da sud non è anche mo, non con la barba ma è anche mo considerata diciamo, un che non può decidere di verso di sé di fatto lui adotta il duca di Benevento di Lof di Lof potrei dire che anche lui è nascuto in Italia da Lombardia e io ho visto, sarà ancora città, perché che dopo al dovente duca di Cività, cioè qualche lascia la carenza al passo fa il duca di Cività, e perché che è di Cività, perché che lui ha un evore lea col re, che è Grimuald, e il re Grimuald
Allora, il frate di quella raduata, allora, un allovarci di lì, ma che è? Allora, dopo, a Barufi, è scrivo al fasto pa, lo, ma, da lì prima arrivi anche alle arts, no? Ecco, allora, che se le arts, non ci vi dà, questo non è fuori. Ho salito le duche delle Trasca Rantanz, ho salito che in Carenze nascono i sei figli, Arne Fritz e Teoderara. Mi interessano i figli anche i nonni, perché si chiamano nonni langobards, no? Non sono nonni slavs, ma vuol dire che queste persone, e ieri diciamo, sicuro le hanno al gruppo diciamo, che il Strat Langobard che al comandare il Real Langobard. E dopo alle anche il Duca di Civita. No? Ecco, allora pensi un po' più ora al discorso dal nome di Kesloff, e ho parlato da Milov, così Fedregari al clan Vallucus. Che per mio conto è una trascrizione dal slav comune Gölk. E Paolo Iaco, a me, Lupus, è sicuro non vede non latino che scrive, e allora un errore facile è di pensare che un errore comune dal mondo germanico, carica di Wolf, che però è un nome che ha le masse clare, cioè un che si chiama Wolf, anche lì di due. Dal paese d'Odessa, le clarche il suo nome è di Wolf, no? E così Paolo Diacono va a voltare per latino come lupus. È facile anche di pensare che in quel momento da questa città trilingale che deve essere civiltà, qualche avanti per fulano è di Wolf e di lupus. Boh. E l'altro in dettaglio è interessante però che io ho detto dal slav comunque, quindi Gölk, perché le parole di dos sillabis, quindi la libris e ha una sillabe sole, Gölk, ma le trascrizioni di Fredegari sono tre sillabis al nominativo, quindi Vallucus, comunque la libris del fur Valluc, con dos sillabis. Beh, l'impressione è che la pronuncia è delle di essi una pronuncia da tipo Gölk, che già si gioca ha il problema del trattamento di L con consonante, ma anche si gioca un errore bene che i due Gers avevano anche mo una pronuncia pardon di Gers, anche un orelli Forest, anche qui che non è di varie lingue slave, al significa chiaro che il primo Gier all'ere di Gars di che è dopo, no? Una all'ere A e l'altra all'ere U, per ore di che lo ascoltavi. Quindi, dici che assume un buon documento dalla pronuncia, dalla slav comune, regione alpine, in quel momento. E io vi dico queste robe, allora, ieri, un ier si tutta anche A, per altri ier si tutta anche U, di questo E si tutta anche U, o di un'altra uso da Furlan, nel senso che aveva un impresti che viene da Furlan, dallo slav comune, che è la parola sukrit. Queste parole sukrit, se così l'etimologia, è ben di un slav comune, sukrit. E che ho conosciuto perché che tal check di UE, tal check che si dovrebbe UE, è anche molto della parola scritta, che per Fulano si ha proprio tutti i sensi di parole Fulano e scritte, perché che anche per la persona sarebbe scrivaliscia. No? Ecco, ovvio dire che questo scritto, questo U, che mi risponde a questo IER dell'AR, e al Furlan non è nessuna ragione per avere un vocale lì, dal senso che Furlan scrivi, sì, scrutinà, insomma, ha soltanto sperato un scr che non fa nessun problema. E,
finut. Se le discussioni se non avessi domande su questo palo, d'accordo, se non ciao, ci sono ubrasciagna, quindi come discussione, c'è un macchio, ubrasciate in slovenscini, poprostite che la mia slovenscina è, sì, io govorim predusem jako u češtini, tako da dosti mešam, ampak mislim da se bomo dogovarjali. Soglašajo, bi najprej poslušali še oba naslednja predavatelja, potem pa bi bila skupna diskusija, ja? Jaz rabim še dve minuti zaradi tehnike. Aha, mogoče, kolegica lahko tako, ja, zamujemo, kot ste opazili, za 10 minut imamo že zamika, ne, pa ne bi imelo potem smisla, da še podaljšujemo, tako da hvala, to se pravi najprej dr. Matija Vigurec. Jezik v šolah oziroma na univerza. Slovenskega jezika in književnosti na italijanskih univerzah. Seveda, te ogromne teme ne bom izčrpala, nisem je niti v, mislim, daleč od tega, v pisni verzi, kaj šele v ustni, ki bo precej krajša. Tako da upam, da bom vsaj povedala glavne podatke. Sem dala kar kronometer, ker smo že malo pozni. Sicer pa naj me kolegi opozorijo. Kot veste, mislim, podobno kot mislim, na vseh italijanskih univerzah, podobno kot tudi drugi po Evropi, so bili še študijski programi s 4-letnim študijem. Po bolonski reformi, tako imenovani bolonski reformi, pa se je sistem prerasporedil in zdaj smo prišli v sistem 3+2, kar velja za vse v bistvu in seveda velja tudi slovenščina se je znašla v tem sistemu. Se pravi, da se je znašla v sistemu, ki predvideva osnovno dodiplomsko in magistersko podiplomsko stopnjo. Torej, v okviru 3-letnega študija, kot slovenščina, kot večina ostalih jezikov, je doživela tudi, usporedno tudi reformo študijskih smeri. V glavnem, te študijske smeri imajo zelo pestra imena, poimenovanja, ponavadi pa se to razceplilo na dvoje in sicer večinoma je to ostala jezikovno-literarna smer, običajno lingue literature straniere, in pa druga smer, ki ima skoraj vedno vse besedo mediacione, mediacija, neposredovanje, in to je študijska smer, ki se bolj posveča praktičnim aspektim, bolj prevajalskim. Slovenščino v Italiji je mogoče študirati tudi na podiplomski stopni, podiplomska pa je, pa je zastopana v samo eni študijski smeri, kar ni čudno, ker velja tudi za večino drugih jezikov. Še ena posebnost je morda, mislim, italijanska specifika. Na italijanskih univerzah se jeziki izbirajo po klasifikaciji A, B in C. Jezik, ki ga piše kot A oziroma B, se študent uči vsa 3 leta do diplomskega oziroma vse 5 do podiplomskega študija. A in B sta enakopravni, 2 glavna jezika. Medtem ko C jezik traja le 1 leto,
torej gre za študij na osnovni stopnji. Čeprav, mislim, italijanski sistem je zelo prožen, včasih se govori, da je preprožen, to je, včasih ima tudi pomankljivosti ta sistem, prednost pa je v tem, da se študenti včasih tudi premislijo in nadaljujejo, recimo, študijem tudi, če so kak jezik upisali kot jezik, recimo, to se če bo dovolj časa, o tem malo več pozneje. Na doktoratu, seveda obstaja tudi doktorat, v Italiji ni smeri, razumljivo, ki bi bila izključno posvečena slovenistiki, te možnosti nima noben slovanski jezik, torej niti ruščina, ki je sicer zelo močen predmet v Italiji. Pač pa je možno upisati doktorat v slovenščini v okviru doktorato iz slavistike in tudi doktorato, ki so še bolj splošni, recimo na Videnski univerzi tudi bi bila smer studij lingvistični e letterari v Rimu, pa recimo v Trstu tudi doktorat iz slavistike. Torej, zdaj nekaj bolj konkretnih podatkov. Univerz, verjetno večina vas že ve, univerz, kjer se poučuje slovenski jezik in književnost, je v Italiji trenutno 5 najbližje Sloveniji so to Trst, Videm, Padova, Rim in Neapelj. Lepo število, moramo reči. Torej, po italijanskem sistemu se slovenščina poučuje, kot vsi jeziki, nekako usporedno na dveh ravneh. Slovenski jezik predava ta tako imenovani uradni nosilec predmeta in tako imenovani lektor. Ponavadi sodelujata, delujeta usporedno. Nosilec predmeta tudi lahko spada v več kategorij, je lahko univerzitetni profesor, ki je prišel na katedro po italijanskem državnem razpisu in je tako imenovan inkardinirani profesor, ali pa je lahko tudi pogodbeni profesor. To naj bi bili, mislim, na začetku, ko se je začel ta sistem s pogodbenimi profesori, bila to nekakšna rešitev v sili, bolj začasna. Zdaj pa je pogodbenih profesorjev kar precej. To so interni razpisi, razpišejo se samo za eno leto. Torej, oboje pa je profesor, univerzitetni profesor. Po navadi, skoraj vedno, kar se tiče slovenščine, ima nosilec predmeta ob sebi, tako imenovanega lektorja. V našem primeru so to izključno lektorice, trenutno. Vsi lektorati slovenščine po svetu delujejo pod okriljem, to je treba posebej poudariti, Centra za slovenščino.